Buonasera a tutti e ben ritornati o benvenuti sul canale. Oggi faccio un video improvvisato perché mi devo preparare per andare alla festa di carnevale in un locale e ho deciso di travestirmi da Tomb Raider. Vi metterò qualche foto, ho cercato il look su Google, in particolare mi sono ispirata al personaggio interpretato da Angelina Jolie, però se cercate su Google Immagini ci sono diverse ragazze, però ovviamente più o meno il look è quello. Infatti alla fine vorrei farvi vedere anche come mi vestirò e anche i capelli perché lei appunto porta questa coda molto alta con la treccia e due ciuffetti avanti. Ovviamente io non so assolutamente il risultato, se riuscirò in questa impresa, tra virgolette. Comunque sia, sicuramente è un modo carino per tenerci compagnia e divertirci. Quindi, se volete vedere come mi trasformerò da così a così, continuate a vedere il video. Allora, comincio subito. Vi ho già messo appunto nell'introduzione qualche immagine del suo look e la cosa che principalmente ho notato, ora le riandrò a vedere le foto su Google, e appunto vi dicevo che la cosa che principalmente noto in tutte le foto è il fatto che non ha un make-up troppo evidente e soprattutto punta sugli occhi, che comunque sono la parte secondo me principale del make-up, mentre le labbra, come avete visto, sono molto nude, molto naturali. Anche la base viso è abbastanza naturale. Io farò un qualcosa forse di più intenso sugli occhi solo perché sera vado in discoteca, quindi vorrei fare un look più intenso in modo che si vedi anche in ambienti più scuri. Però comunque rimarrò più o meno in questo stile. E in realtà questa idea di travestirmi a Tomb Raider me l'ha consigliata una mia amica perché ha detto che mi ci vede proprio a me con questo stile. E in effetti anche a me non dispiace come idea. Quindi cominciamo subito e sul viso non voglio fare niente di troppo pesante perché lei comunque, ripeto, ha un look abbastanza naturale sul viso, però io comunque devo andare a uniformare e soprattutto devo avere una base che mi durerà molte ore perché appunto farò tardi. Inoltre, dalle foto che ho visto, comunque non ha un effetto troppo matte, neanche super luminoso, flawless, tipo estivo, però non l'ha neanche troppo matte, quindi una via di mezzo. E un fondotinta molto adatto per questa cosa penso che sia questo qui della Maybelline, il Super Stay Multi-Use Foundation Stick. Vi ho fatto il video dedicato che vi lascio linkato qua, che è appunto uscito ultimamente. È un fondotinta che mi piace molto, soprattutto abbinato a un correttore se avete bisogno di molta copertura, però in realtà anche solo con questo fondotinta riuscite ad ottenere una media, quasi medio-alta copertura se lo stratificate. Ora lo vado a stendere con il pennello, altrimenti l'avrei steso con la spugnetta se avevo bisogno di meno copertura, però con il pennello appunto riesco a ottenere un'uniformità maggiore, dato che come vedete ho un po' di imperfezioni. Però la cosa bella di questa fondotinta, che appunto vi dicevo in altri video, è che risulta super super naturale sul viso. È uno dei fondotinta più naturali che ho, nonostante appunto abbia questa coprenza molto buona. E l'aspetto particolare è che si fonde molto con la pelle, più passa il tempo più si fonde e quindi più è naturale. Ovviamente non so se avete notato, ma sono anche in pigiama con i capelli sfatti, fino a un secondo fa ero struccata, quindi peggio di così non mi potevate vedere. Voi già avete visto il risultato finale, io invece non so cosa uscirà. Bene, ecco il risultato, vedete che mi ha quasi completamente coperto tutte le imperfezioni, questa no, ma perché qui in realtà non l'ho applicato e non ne ho messo neanche troppo, potrei fare in realtà un secondo strato, ma non lo farò perché vado ad applicare un correttore che mi copre tutto e che adoro e che è diventato il mio correttore preferito, ovvero questo qui della Too Faced, il Born This Way, che vedete è molto grande, non ha un prezzo super economico, però è anche vero che c'è molto prodotto e in più la qualità è buonissima. È il migliore correttore che in generale ho mai provato perché ha un'altissima coprenza e risulta comunque naturale, anche applicandone poco riuscite a coprire tutto quello che vi serve. Infatti io, quando non devo fare niente di particolare, se non ho nessuna occasione particolare, anche per il giorno, applico solo questo nelle zone dove ho bisogno e la pelle è super uniformata. Vi farò sicuramente un video dedicato comunque. E infatti ho visto molte persone che lo adorano e che dicono che sia uno dei migliori correttori. Lo vado a stendere con la spugnetta e appunto vi dicevo che ha questa altissima coprenza, tipo a livello del correttore di Mulac o di Nabla, anzi forse anche un pochino più coprente. Ho la spugnetta troppo inumidita, quindi mi sta sciogliendo troppo il correttore, comunque vabbè. E appunto ha una coprenza leggermente più alta addirittura di quello di Nabla e di Mulac, e in più va anche molto meno nelle pieghette rispetto a quei due. Nonostante anche quei due mi piacciono molto come correttori, però questo secondo me come qualità è ancora migliore.
Vedete che con questa poca quantità sotto l'occhio riesco a fare benissimo tutto il triangolo sotto l'occhio, ad illuminare e allo stesso tempo a correggere e coprire l'occhiaia. Infatti, mi raccomando, non fate con questo correttore quelle strisce lunghissime stile Instagram, perché verrebbe un effetto troppo pesante, ne basta veramente poco. E io lo ho nella colorazione nude. In realtà sono curiosissima di provare anche quello di Huda Beauty, che da quello che ho capito è ancora migliore di questo e lo adorano in pratica tutti. Fatemi sapere se voi lo avete e come vi ci trovate. Bene, ora vado ad incipriare il tutto e utilizzo per sotto l'occhio, giusto perché è sera e voglio appunto che la base mi resista molto, in questa cipria sempre della Too Faced, la Born This Way, quindi sempre della stessa linea, però la uso solo per la zona del contorno occhi facendo una specie di baking, altrimenti se non avevo questa serata sapete che io applico veramente poca cipria e il baking non lo faccio quasi mai. Io in pratica il baking lo faccio in modo strano, perché tampono la cipria fino all'assorbimento, e questo metodo fa durare il correttore in pratica in eterno. Per il resto del viso invece vado a utilizzare la cipria di Essence, la Brighten Up Banana Powder, che vi ho fatto vedere nell'ultimo video dove provo diversi prodotti di Essence. Infatti la volevo proprio applicare con un pennello che vi faccio vedere in quel video, che è questo qui ampio da cipria, appunto di Essence. Non ne ho messa tantissima perché appunto a me piace comunque avere sempre un effetto leggermente luminoso sul viso. Vado a pulire le sopracciglia. E ora passiamo finalmente agli occhi. Allora, io non rivado a vedere le foto perché, ripeto, non è che ci sia un look preciso, però la cosa principale è che si concentra più che altro sugli occhi. Quindi non farò niente di troppo colorato, ma comunque li intensifico. Quindi, per prima cosa, partiamo dalle cose facili. Vado a prendere un marroncino di transizione. A caso lo prendo da questa palette di The Balm, la Meet Matte Trimony. Anche di questa, un po' di tempo fa, vi ho fatto un video dedicato che vi lascio sempre linkato qua sopra. È una palette con toni bellissimi, tutti opachi, tutti matte appunto. Si chiama così per questo. In realtà mi potrebbe bastare questa per fare questo look, perché comunque ha tonalità abbastanza neutre e molto belle, ve la consiglio molto. In più ha anche un ampio specchio. Quindi vado a prendere un pennellino e prendo questi due colori mixati e li vado a portare nella piega palpebrale. Allora, stavo riguardando le foto e in alcune foto anche sugli occhi è super naturale lei, in altre appunto gli occhi sono più intensificati, ho visto soprattutto qui all'esterno, non ha niente di particolare. Io ripeto, in realtà farò una cosa un pochino più pesante perché appunto è sera, devo andare a ballare, però quindi non ha niente di luminoso sugli occhi, non ha nessun ombretto luminoso o glitterato ovviamente. Quindi vado a schiarire tutta la palpebra per dare un effetto di occhio più grande, ma appunto con un colore opaco, e vado solo a prendere il primo, che si chiama Matte Lin, e mi piace tantissimo per fare questa cosa perché nonostante è chiaro, guardate quanto è pigmentato, quindi vi schiarisce bene tutta la palpebra e vi ingrandisce otticamente l'occhio. In pratica credo solo che piano piano andrò ad aggiungere un marroncino sull'angolo esterno dell'occhio. Quindi vado a prendere un pennellino un pochino più preciso. E siccome, come dico sempre, io ho un po' di paura a mettere colori troppo scuri sul mio occhio, faccio con calma e inizio prendendo questo marroncino grigino, che non è ovviamente troppo intenso, e lo porto nell'angolo esterno. Lo porto un pochino anche nella rima inferiore, sempre nella parte esterna. Magari nella rima inferiore prendo un pennellino un pochino più preciso, un pochino più fino, tipo questo, o forse anche meglio questo a lingua di gatto, in modo che sono più precisa. E ovviamente vado a fare la stessa cosa anche di qua. Come vedete, cerco di fare proprio un angolo in modo da dare un effetto ottico di occhio più allungato senza esagerare. E infatti poi, sempre con questo pennellino più preciso, vado a scurire questa parte qua, che lei secondo me è la parte più intensa che ha sull'occhio, qui nella zona della matita, dell'eyeliner. Faccio anche di qua e poi sfumo leggermente. Ovviamente dopo, se c'è bisogno, andremo ad intensificare di più, però non lo so, vedremo. Comunque vedete com'è naturale la sfumatura?
In realtà è anche molto bella ed elegante, secondo me. Anche i colori tra di loro mi piacciono come sono, come stanno. È anche normale perché se si trovano tutti sulla stessa palette sono pensati per star bene insieme. Quindi ora vado a prendere una matita. Vado ovviamente a prendere questa qui di Essence, che è quella che uso sempre, la Long Lasting. E oggi appunto perché a sera faccio l'effetto un pochino più intenso, altrimenti avrei fatto quello più leggero sia per la matita sia per il mascara. Invece stasera appunto lo andrò a mettere nella rima interna superiore, infraciliare lungo tutta la rima e farò anche una linea esterna non troppo spessa. E ora andiamo di mascara, faccio appunto l'effetto più intenso e come sempre questa parte la salto perché ci metto tanto a mettere i mascara quando faccio questo effetto, però vi lascio il video linkato qua dedicato a questi mascara. Quindi li metto e ci vediamo subito dopo. Eccomi ritornata con il mascara messo, mia madre ha spostato le luci quindi non so se sono diverse. In ogni caso sul viso invece lei è sicuramente più abbronzata di me, però non ha un contouring troppo definito né ha un blush molto acceso, ovviamente perché è naturale. Sto vedendo che più o meno a tutti i toni comunque caldi, quindi in realtà io poco contouring lo faccio perché voglio farlo sotto lo zigomo, che lì mi piace sempre farlo, e uso la Hoola di Benefit, però in modo abbastanza leggero con un pennello angolato. E stavo vedendo i capelli, che in alcune foto ha una coda molto alta, in un'altra foto se non sbaglio ha una treccia tutta alta. Però nella maggior parte delle foto invece ho notato che ha la treccia ma bassa, con due ciuffetti qui davanti. Quindi io vedrò cosa mi sta meglio. Come blush per esempio ora non so cosa usare, perché ne ho uno super naturale, però è abbastanza luminoso, che è sempre di Benefit, che vi ho fatto vedere ultimamente e sto adorando. Alla fine lo potrei mettere perché dare un tocco di luminosità comunque non è che cambi più di tanto. E a me piace, quindi vedrò. Bene, ho fatto questo leggero contouring, lo faccio pochissimo anche al naso. E per riscaldare tutto il viso andrò ad utilizzare questa palette di Wet n Wild, dove c'è la parte chiara della cipria che, come vedete, ho adorato, ma mi è piaciuta molto anche quest'altra parte, proprio per riscaldare, mi piace. Penso sia una tonalità perfetta. Inoltre queste polveri vi posso assicurare che hanno una qualità buonissima, sono burrose, soffici, si sfumano con un secondo, pigmentate e costano pochissimo. Questa palette, essendo di Wet n Wild, ha un prezzo molto basso. Ora cerco di sfumare il meglio possibile. Potrei portare la terra un pochino sulle guance in modo da non mettere poi il blush, perché comunque è calda questa terra, non è troppo fredda, quindi anche per scaldare le guance può andare bene, in modo che rimango il più naturale possibile e quindi anche più vicina a lei. Metto un pochino anche leggermente qua, però vedete tutto in modo molto ampio. Guardate quanto è più riscaldato tutto l'incarnato e poi con queste luci sembro molto più chiara. In realtà vi posso assicurare che davvero c'è un'enorme differenza rispetto a prima. Non andrò neanche a mettere il blush, lascio tutto su questi toni, però un pochino di illuminante mi dispiace, ma lo vado a mettere perché adoro l'illuminante, soprattutto per le serate mi piace metterlo. Però prima del blush passo alle labbra. Vado a vedere che tonalità di nude porta, perché non è sempre la stessa comunque. Sicuramente è un nude molto chiaro con un sottotono marroncino aranciato, quindi non c'è il rosa, soprattutto appunto sull'attrice di Angelina Jolie. Poi su un'altra attrice ha delle labbra ancora più naturali, sembra quasi che porti solo burro cacao, perché comunque sono solo vive come colore, ma sembra che addirittura non indossi il rossetto. Però io voglio rimanere sui toni appunto di Angelina Jolie. Metto una matita che in realtà non è proprio uguale, è un pochino più aranciata, invece quella che Angelina Jolie è più marroncina proprio, anche più chiara. Però questa io la adoro e mi piace proprio l'effetto che dà le labbra. Se magari trovo il temperino la posso utilizzare, altrimenti no. Il temperino non c'è. Ho trovato un temperino proprio per le matite normali, non da trucco, proprio
questo qua, non so cosa verrà fuori, non ve lo consiglio. Non usate mai i temperini per le matite da scuola, diciamo, come se avessi scoperto l'acqua calda, però mi dispiace, l'altro non lo trovo. In ogni caso è una matita della L'Oreal Infallible Longwear Lip Liner nella colorazione 101, che è di questo colore che vedete sul tappino. Vedete che è aranciata, però ha un sottotono un pochino più rosino, ma anche marroncino, ha una via di mezzo, diciamo. Per ora vado a mettere questa, poi se vedo che voglio rendere il tutto un pochino più marrone, un pochino più nude, vado a tamponarci qualcos'altro. Guardate quanto è temperata male, non so se si vede. Alla fine sono dovuta andarla a temperare per forza con il temperino normale, l'ho trovato per fortuna, perché era indecente. Come vedete ne sto andando a mettere veramente poca, perché appunto vorrei andargli ovviamente il più vicino possibile. Questo effetto con pochissima matita in realtà potrebbe bastare così. Voglio andare a vedere se per caso ho un rossetto che un po' scurisca il tutto, cioè più che scurisca neutralizzi questo aranciato, ma non credo. Ah sì, forse uno lo ho, eccolo qui. Questo poteva andare molto bene, mi sono ricordata proprio adesso che è della linea di rossetti di Kiko che io adoro. Ora non riesco a trovare il nome di questa linea di rossetti, ma li adoro, della Kiko, che costano sui 7 euro. Ha anche un buonissimo odore, vedete quanto era più neutro? Non mi sono proprio ricordata di averlo, comunque lo andiamo a tamponare sopra. Si somigliano come colori questo e la matita, solo che appunto questo è più chiaro. Ora ovviamente con la matita sotto il colore non è proprio quello vero, reale del rossetto, però è un pochino più neutro rispetto a prima. Come vi dicevo, in ogni caso io l'illuminante lo vado a mettere, soprattutto durante le serate, proprio per me è immancabile, mi piace molto l'effetto. L'illuminante è questo qui di Becca, nella colorazione Opal, e si chiama Shimmering Skin, molto famoso, infatti è di una buonissima qualità anche secondo me. Vado ad applicarlo con il pennello a ventaglio, e è di questo colore qua, bellissimo, molto luminoso, molto bello questo illuminante. Allora, sugli occhi io lo vado sempre ad applicare nella parte alta e nell'angolo interno, però siccome lei comunque è opaca sugli occhi, credo che andrò ad applicare una parte chiara qui, ma appunto opaca, però poco poco invece nell'angolo interno ce lo metto, perché mi dà proprio più luce agli occhi. Appunto, nell'angolo interno lo metto e uso un pennello a penna, però non esagero. Mentre appunto qui vado a mettere il colore opaco di prima, della palette di The Balm. In questo modo definite meglio le sopracciglia, mettendo una parte chiara qua. E in più date un effetto ottico di occhio più rialzato. Allora, il look in realtà sarebbe finito, incredibile ma vero. Ora io vado a fare i capelli e ci rivediamo dopo. E in caso vediamo se aggiungere un pochino di scuro nell'angolo esterno, ma non lo so. Quindi vado e ritorno. Eccomi ritornata con i capelli fatti. Alla fine ho optato per la treccia alta alta e ho messo la lacca e ho lasciato questi due ciuffi avanti. E ora vi farò vedere anche l'outfit.